capita mai la voglia improvvisa di fare una grigliata? E magari avete, perché no, un bel barbecue nel vostro giardino, nel vostro cortile. Ma se piove, se tira vento, perché fare tutta quella strada? Io un'idea ce l'avrei, ma ve la dico subito dopo la sigla. Vai! Ebbene ragazzi, non vi nascondo che anche se sono stanco dopo una dura giornata di lavoro, l'eccitazione e la voglia di montare il mio nuovo giocattolino è troppo forte, quindi non posso fare a meno che cominciare insieme a voi a vedere come si monta il mio nuovo giocattolo da cucina, ovvero il mio nuovo barbecue da giardino, da chiamiamolo un po' come ci pare. Quindi andiamo a montare insieme e dopo proviamo addirittura ad accenderlo. Non so se riusciamo a testarlo, però possiamo sempre provare. L'articolo che porto oggi sul canale è della Camping Gas. Chiaramente, come sempre, io non sono pagato per fare pubblicità alle varie ditte, però mi fa piacere, appunto, come sapete, portare sul canale quasi tutto quello che mi passa per le mani, in modo da poter dare magari consigli e, perché no, magari anche qualche dritta sugli acquisti, magari da fare o meno. Quindi andiamo ad aprire la confezione e cerchiamo di capire subito il suo contenuto. Questa è una delle due griglie. Ok, andiamo a vedere come funziona. Già il tubo del gas, il modello è quello che praticamente comprende anche un fornello su una parte laterale, diciamo su un piattello laterale. E qui cominciamo a vedere il contenitore per la pietra lavica. Penso che adesso, una volta sballato tutto, mi metterò giù, perché qui lo spazio si comincia a ridurre. Chiaramente troviamo presente una busta con la varia ferramenta, appunto, per il montaggio. Ci forniscono anche un sacchetto di quella. Una delle due mensole che vi ho citato prima, che dovrebbe essere montato anche il fornello, e l'altra mensola con l'altra griglia. I materiali al momento sembrano abbastanza robusti. Beh, comincia la vera e propria avventura, ovvero quella di cominciare a montare tutti i pezzi. Ce la faremo? Lo vedremo andando avanti nel video. Bene, chiaramente anche per questo articolo, per chi fosse interessato, lascio il link qui sotto. Ma una cosa che dovete sapere subito è che durante la fase di montaggio, sul libretto delle istruzioni, troveremo due tipi, due modelli di barbecue: il Expert Basic e lo Expert Deluxe. Nel nostro caso, ovvero nel mio caso, è l'Expert Deluxe, quindi avrà una procedura di montaggio diversa da quello detto prima. Cominciando dalle gambe e dalla vaschetta che raccoglierà la nostra pietra lavica, cominciamo a vedere le misure delle viti e quale viti utilizzare. Ok, faccio subito una premessa: le istruzioni non sono molto molto percettibili, perché non ci dicono realmente dove vanno le relative viti sui relativi pezzi.
Ok, dicevamo che all'interno del piedino, di uno dei piedini, è presente un pirulino di plastica e un buco dove si alloggerà la vite. Le viti lunghe saranno due e verranno usate appunto per fissare questi. Perciò qui troveremo presenti sulla gamba due fori, uno che accoglierà il pirulino e l'altro che prenderà la vite. Ok. Ok, perfetto. Andiamo ad avvitare. Ok, siamo arrivati ai tondini di acciaio. Come si vede in figura, sono due misure diverse. Quindi uno sarà da una misura saranno di 36 cm, l'altra misura 38 cm. Questi tre, a quanto sembra, sono la parte, diciamo, di sotto della griglia per dare stabilità alle gambe per non farle chiudere. Come possiamo vedere in figura, i pezzi da 38 cm che è riportato qui andranno montati appunto sulla parte inferiore attenuta di tutta la struttura verso il basso. Bene, a quanto sembra per montare le ruote troveremo due borchiette di queste. Ci sarà un asse che da questa parte ha una feritoia che una volta messo nelle ruote andrà agganciato con questo. Per fare questo bisognerà attaccare appunto questo nottolino, mandarlo a pressione nel perno, infilare la ruota, una delle ruote, e verrà abbattuta. Ok, una volta messa nel telaio, infilata l'altra ruota, non andremo a far altro che bloccarla con questa nips, se così si può chiamare. Sinceramente, come sistema di movimento lo vedo abbastanza fragile, abbastanza esilino, visto il peso che dovrà sostenere. Comunque, se lo hanno fatto in questa maniera, molto probabilmente sarà questo il suo modo migliore. Comunque andiamo avanti con il montaggio e vediamo. Dicevamo prima di misura più lunga, sembra che dovrebbero andare così come distanziale. Vediamo. Sembrerebbe questa la strada per il montaggio. L'ho messo da qua e messa la piccola nips, il piccolo fermo. Andremo a mettere altre tre viti qui per far sì che questo rimanga bloccato. Bene, guardando il disegno e seguendo passo passo come ci dicono le istruzioni, abbiamo montato questa parte qui. Adesso andiamo a montare il pannellino frontale. Il pannellino frontale è questo e verrà montato dalla parte interna della nostra intelaiatura. Quindi vediamo l'intelaiatura come è fatta. E andremo a montarlo in questo modo, quindi le teste delle viti rimarranno all'esterno. Passeremo dunque adesso al montaggio dei nostri due rubinetti e tubo del gas. Quindi saranno presenti vicino ai rubinetti due filettature femmine e dovremo andare a montare due viti così piccoline che terranno appunto i nostri rubinetti. Come montare i rubinetti? Li mettiamo così e poi dall'esterno andremo a mettere una vitarella che farà da fermo. Le viti che monteremo appunto per tenere i nostri regolatori nonché i rubinetti saranno una e due. Al centro chiaramente ci andrà il nostro pulsante per il piezo elettrico, appunto il piezo elettrico stesso per l'accensione del fuoco. Questo basterà mandarlo ad incastro. Ok. Saranno presenti all'interno della confezione queste viti così, con presente appunto una sorta di boccola dove andremo a avvitarle, diciamo, sulla parte superiore della gamba e consentiranno alla nostra mensola, una volta che
non bisognerà usare il nostro barbecue. Se si volesse abbattere appunto tutto quanto il ripiano, avremo appunto questa possibilità. Bene, quindi per montare il ripiano dove sarà alloggiato il fornello bisognerà fissarlo con 4 viti. Dalle istruzioni purtroppo ci fanno vedere che sono viti filettate passo MA, invece a nostra disposizione a corredo della sua ferramenta troviamo solamente viti Parker. Dunque, per montare il rubinetto che comanderà e azionerà appunto il nostro fornello, ci verrà data una forchettina da installare appunto per non far roteare il nostro rubinetto quando si dovrà andare appunto ad agire per azionare il nostro fornello. Questa linguetta, questa forchettina sarà prevista di una piccola lamellina che si infilerà dentro questo buco e farà appunto da fermo. Bene ragazzi, prima di inserire il pomello nell'apposito pirolino in ottone, ricordatevi sempre che ha un verso. Non so se riesco a farvelo vedere con la messa a fuoco, ma se riuscite a vedere, da questa parte c'è una parte tagliata. La stessa sagoma sarà riportata all'interno del nostro pomello, quindi non forzate, attendete che il pomello non girerà, non riuscirà a girare sul perno, e andate quindi a spingere per verificare che sia inserito correttamente. Ok, un segno meno che ci farà capire quando sarà possibile aprire e chiudere il gas. Una volta infilato, diciamo a baionetta, il nostro fornello dovrà infilarsi solamente sull'ugello che è collegato praticamente al rubinetto, per far sì che esso funzioni, si accenda appunto con il piezoelettrico. Non faremo altro che montare il piezoelettrico e dopo il filo andrà montato sul pomello di accensione che avevamo visto prima. Ok, abbiamo montato quindi questo parapiezoelettrico, il piezoelettrico, che entrambi, sia questo che questo, andranno collegati al pulsante frontale, e per magia funziona anche quello. Quindi continuiamo il nostro montaggio. Bene ragazzi, è il momento del bruciatore. Ricordate i pomelli, quelli che abbiamo montato all'inizio? Bene sì, 1 e 2. Ok, e dovremo andare ad infilare i tubicini. Un attimino che provo a girare tutto quanto, forse è un pochino meglio. Ok, i due tubicini del bruciatore dentro i pomellini. Dunque, una volta inserito il nostro bruciatore, per farlo tenere alla distanza diciamo decisa dal costruttore, dovremo mettere questa sorta di vite doppia sotto, che verrà messa con un dado dalla parte sotto esterna del nostro diciamo vascone, e un pezzo verrà messo appunto qui, in modo che questo non potrà più muoversi. Quindi adesso cominceremo a montare parte delle cerniere che serviranno appunto al nostro coperchio per chiudere appunto tutto quanto il vano della griglia e anche la maniglia. Bene ragazzi, per fissare il vetro sul coperchio avremo bisogno di questi due supporti che andranno infilati sui laterali del vetrino stesso. Ok, poi il vetro verrà messo sulla sua feritoia dedicata e dall'interno verranno aperti i gancetti. Le cerniere sono divise da due componenti e da un perno, che una volta messo il perno basterà mettere un altro di questi fermi, appunto, che non faranno fuoriuscire il perno dall'accoppiamento delle due componenti che formano la cerniera. Alla parte centrale la vasca, dove saranno tutti gli scoli della nostra carne, e verranno racchiusi in questo semplice barattolo. Troveremo presente un semplice ma simpatico manometrino che misurerà la temperatura del nostro forno. La griglia verrà montata sul coperchio in questo modo e anche sulla base, in modo che quando andremo ad aprire e chiudere entrambe le griglie si potranno spostare. Ok, ieri ormai era diventato troppo buio per eseguire la prima accensione, quindi andiamo a collegare la nostra bombola. Per i meno esperti e i meno ferrati in ambito di bombole di GPL, gas propano liquido, per andare ad inserire il regolatore sulla bombola dovremo andare a svitare, perché è un passo sinistro. Quindi noi sviteremo e lui automaticamente andrà ad infilarsi sul raccordo. Carino.
Ricordatevi sempre inoltre che la testa del tubo che andremo a collegare sul nostro barbecue dovrà essere praticamente nuovo, ovvero anche se il tubo fosse un po' mal ridotto, assicuratevi sempre che la tela sia integra, che il tubo non sia screpolato o corroso dal tempo. Quindi andiamo a provvedere a fare un buon, diciamo, taglio abbastanza dritto per quello che si può, e andiamo a mettere una fascetta, la fascetta rigorosamente a vite. Non vi inventate chiaramente di mettere il tubo così, o con una fascetta o con un legaccio o alla buona, perché la pressione che eserciterà la nostra bombola sarà veramente molta. Assicuratevi che sia inserito dentro al suo ugello e apriamo il gas. Bene, il nostro fornello è acceso. La stessa cosa adesso andremo a fare con i bruciatori all'interno della nostra cupola. Ok, la prima fiamma è partita e vediamo che il bruciatore, infatti, come dai pomelli qui fuori di regolazione, si divide in due zone, zona destra, zona sinistra. Adesso andiamo a accendere il secondo. E non ci sarà bisogno di usare il piezo elettrico, perché il gas fuoriuscendo dalla seconda parte del nostro bruciatore chiaramente prenderà il fuoco del bruciatore già avviato in precedenza. Quindi in questo momento siamo pronti per far scaldare la nostra pietra lavica e vediamo quello che succede. Bene ragazzi, anche questo video termina qui, come è terminato il montaggio, la prima accensione e il primo test. Quindi non ci rimane che mettere su un po' di ciccia e vedere come effettivamente sia il sapore. Secondo me sarà sicuramente squisito. Perciò, cosa mi resta da raccomandarvi? Le solite cose. Iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video sul canale. Lascia un pollice in su se il video ti è piaciuto. Speriamo che ci piaccia anche la ciccia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao da Capezza!